Rosalinda, sei qui protagonista della nuova stagione di Tale e Quale Show, quindi qual è l'emozione di mettersi alla prova in un programma così amato? L'emozione è tantissima, infinita, soprattutto perché ancora non c'è stata la prima puntata, quindi fremo, voglio stare su quel palco, le lezioni sono già iniziate, sono toste, c'è tanto impegno, speriamo di far bene, incrociamo le dita. Senti, qual è il tuo rapporto con il canto? Cioè, ti piace cantare? Come ti sei approcciata a queste prime lezioni, se ci vuoi raccontare qualcosa? Allora, il canto è sempre stata una mia passione, che non ho mai coltivato in realtà, se non dentro casa mia, ecco, come passione semplicemente, quindi non ho sviluppato e approfondito a livello professionale. Quindi questa sarebbe la prima volta che canto in pubblico, e l'ansia è tantissima, immensa, e speriamo bene. All'interno di Tale e Quale si imitano i cantanti anche dal punto di vista attoriale, cioè dovete proprio entrare nel personaggio. Quindi qual è la sfida che secondo te sarà più difficile, magari imitare la voce o proprio imitarli dal punto di vista stilistico? Secondo me dal punto di vista della voce, proprio perché non sono una cantante professionista, quindi la sfida è ancora più grande. A livello attoriale, magari avendo un bagaglio di studi dietro, riesco più a imitare la mimica. La voce invece c'è un bel lavoro da fare, però bisogna impegnarsi. C'è una cantante che sogni di imitare particolarmente? Sono tante le cantanti che sogno di imitare, mi piacerebbe imitare Lodi, non so se sarò in grado, anche perché è tosta, si muove molto, quindi coniugare canto, ballo, imitazione è dura, però mi piacciono le sfide. Senti, ci sono tanti ex GFini, potremmo dire, in questa edizione di Tale e Quale. Che esperienza è stata per te e cosa ti porti ancora oggi dentro? Ma in realtà nella mia edizione non ce ne sono, l'anno scorso, e mi sono tra l'altro anche molto piaciuti, e non per essere di parte, Pierpaolo e Stefania sono stati bravissimi. Della scorsa esperienza mi porto tantissimo, è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto tanto crescere, quindi la porterò per sempre nel cuore. Senti, ti abbiamo visto che ti sei aperta particolarmente nell'intervista a Verissimo, e quanto ti è costato comunque raccontare determinati aspetti del tuo privato, perché comunque quando uno si racconta e racconta quello che veramente ha dentro magari può essere più dura. All'inizio mi è costato molto, perché non è mai semplice, no, lanciarsi e aprire il proprio cuore a tantissime persone, però poi vedendo che molte persone si sono rispecchiate nella mia storia, anche in piccola parte, anche solo in piccola parte, ho aiutato qualcuno, quella è la soddisfazione più grande, quindi lo rifarei altre mille volte. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, un bacio grande.